semplicemente due ingredienti, l'arancio e lo zucchero, e tutto questo diventerà un candito superior in pochissime ore grazie al sistema Cubo. Inseriamo le arance cubettate o a quarti nel nostro robocubo. Semplicemente chiudiamo il tutto. Aggiungiamo l'acqua. Spingiamo start e facciamo la pre-cottura del prodotto. Perciò una cottura a tutti gli effetti in pressione. Passato il tempo di cottura, scarichiamo l'acqua. Lasciamo le arance cotte all'interno del robocubo, ci aggiungiamo uno sciroppo precedentemente preparato, sempre in robocubo, con una concentrazione di 70-75 Brix, aggiungiamo lo sciroppo sulle arance cotte e partiamo di nuovo per 4-6 ore. Finite le 4-6 ore, togliamo via lo sciroppo, lasciamo le arance che ha questo candito, che non è un candito vero ma è un semicandito. Togliamo di nuovo lo sciroppo, lo riportiamo a un Brix più alto, lo reinseriamo sopra, sempre sulle nostre arance semicandite, e altre 4 ore di canditura. Passate le 4 ore, noi abbiamo il candito pronto per essere confezionato, pastorizzato e poi stoccato. Se ci serve subito il prodotto, possiamo semplicemente sgocciolarlo e utilizzarlo dove vogliamo, dove i nostri desideri ci portano. Sembra di entrare in un agrumeto e sentire il profumo delle arance fresche. Il nostro candito Superior è pronto. Perché Superior? Perché riusciamo a farlo con l'aiuto del sistema Cubo in pochissimo tempo. E pensate che anche dal colore, come per la confettura, riusciamo a capire tutto quello che è rimasto all'interno. L'utilizzo dei nostri canditi può essere su prodotti, come in questo caso il panettone, ma possiamo anche farlo per la colomba per Pasqua, oppure per altri prodotti a lievito madre o a lievito misto come delle veneziane o degli ottimi graffen. Importante che posso realizzare con il medesimo candito anche un'ottima pasta di agrume. Perché dico pasta di agrume? Perché può essere anche fatta con dell'arancio, del limone, del pompelmo, del cedro, perché no anche dello yuzu, visto che è un prodotto che oggi va per la quale. Tagliamo il nostro prodotto. Voilà, eccoli qua. Qui abbiamo il nostro candito d'arancio, uvetta e del cedro. Semplicemente c'è un profumo che voi non potete immaginare, però questo è l'utilizzo del prodotto fatto col sistema Cubo. Fondamentale, un prodotto del genere può durare anche 2 anni, ma non è il nostro caso, perché possiamo pastorizzarlo o in barattoli di vetro, come vedete qui, oppure in sacchetti sottovuoto e avere da 1 anno a 2 anni di conservazione. Il prodotto non cambia, non cristallizza, perché c'è anche l'aiuto di una piccola quantità di sciroppo di glucosio all'interno del nostro sciroppo finale. Sa di arancio fresco e non cotto. Questo è fondamentale per un candito.